La scuola delle donne è lieta di aprire uno spazio a Ida Losardo, poeta e curandera partenopea contemporanea. Ida, grazie al timbro della sua bella voce, interpreta da sé i suoi scritti che hanno per tema la guarigione e il risveglio delle donne. Da diversi anni scrive versi pregni dell'arcaica sacralità riferita alla grande madre neolitica. La scintilla iniziale le venne quando si trovò al cospetto della cosiddetta bambolina, una statuetta d'argilla raffigurante la dea risalente alla cultura degli Enotri nel primo millennio a.C. Ha pubblicato diverse raccolte poetiche, tra cui Voci dell'anima, edizioni erranti, da cui sono tratte le poesie da lei stessa registrate per questa raccolta. Ha fondato l'associazione Madre Terra, tramite la quale ha contribuito fortemente al recupero di alcuni reperti archeologici dei culti matriarcali neolitici del sud Italia, le quattro tavolette di Mnemosine trovate nel sito archeologico di Turi, Sibari, da lei riscattate da un museo tedesco e ora ricollocate a Napoli. Le poesie selezionate in questa playlist possono essere anche ascoltate, singolarmente o tutte insieme, come meditazioni sulla Grande Madre e sul risveglio della coscienza delle donne. La calda voce di Ida risveglia memorie di sorellanza sopite e conduce chi ascolta in un percorso di riconoscimento e guarigione della relazione con la propria parte femminile. Da Devana, buon ascolto.